Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Bayonetta, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi come anticipato nello scorso episodio andiamo a provare anche un altro costume, l'ultimo di quelli inseriti da Nintendo che è quello di Metroid, quindi andiamo a selezionare questo costume, lo utilizziamo per questo episodio, poi magari torniamo anche al classico, giochiamo con questo sì. Dovremmo avere anche la possibilità di sparacchiare, vediamo. Capitolo 7, Temperance, la virtù cardinale. Poi andiamo anche al Gates of Hell per vedere, magari nel prossimo capitolo, vediamo un pochino se riusciamo ad accumulare altra moneta. Così acquistiamo qualcosina di interessante. Ditemi anche cosa, se vi garbano questi vestiti che ha inserito, dicevo, Nintendo da altri suoi classici. Ah, partiamo subito con Temperanzia. I feel like a fucking celebrity in this town. See that? Everyone rushes at me like crazed fans. They still haven't figured out that I don't give autographs. Asp gasage. Tiara ma gechok. Obrit. Os. Echo. Mahurema. Merifi obrit zule. Tonas tu gama. Ovors tu stacks. I'm not much for the talkative types. How about we have a little fun instead? You did plan on having fun with me, right? There'll be plenty of time for pillow talk afterwards. Ok, allora, momento, aspetta. Dove siamo andati a finire? Bene. E aspetta che fatemi vedere un attimo noi con cui. Ok, momentus. Fatemi vedere se riusciamo. Così spariamo con. Aspetta. Aia. Mi sa che non stiamo facendo un granché, ma sto provando anche a sparacchiare con. Ok, momento che adesso iniziamo a darci da fare. Aia. Che mi ha dato una trambata clamorosa, però ci sta. Dobbiamo approfittare. Momento, salta. Vai così, approfitta. Olè. Vabbè, la prima barra della salute gliela stiamo pian piano. Molto pian piano. Cioè, la verità. Oppela. Ah, devo schivare così, ok. Aspetta che magari. No. Spiccioniamo. Aia, questa l'abbiamo presa in pieno. Stiamo andando giusti? Penso di sì. Poi non so se. Aia. Possiamo puntare in qualche modo. Ok, sì. Vediamo questa apoteosi come funziona. Momento. Ok. Gli abbiamo staccato il primo braccio o sbaglio? Sì. Aspetta. Possiamo andare subito sul secondo? Dobbiamo attendere un pochino. Aia.
Dobbiamo presumo arrivare anche alla seconda schivata. Nonostante qua un po' di danni li possiamo fare. Non so se posso già partire da qua. No. Ok. Eh no, ci voleva la schivata ufficiale. Là. Ora occhio a questi. Occhio all'auto. E vai. Vai di apoteosi di nuovo. Grande, vabbè, sapevo già il tasto, come detto, l'abbiamo visto prima, quindi va bene. Possiamo approfittare anche al capoccione adesso. No, in realtà no, non gli stiamo facendo niente, quindi presumo che... Ah no, è qua, penso. Sì, è qua. Ok. Prossimo, eh? No, dall'altro, ok, dobbiamo seguire il lampo. E un altro dietro la schiena. Vai, vai. Anche quest'altro è andato. C'è rimasta la capoccia adesso che non è più protetta, quindi... Pronti. Aspetta. Aia. Maledetto. Merda. Non abbiamo fatto in tempo a evitare. Aspetta, riproviamo. Il fatto è che non ci dà molto tempo per... Cioè, anche se evitiamo... Se evitiamo, perché comunque non è facile evitare. Il rallenti classico dura molto, ma molto meno. Quindi approfittiamo ad attaccare. Vai di apoteosi. Massimo va bene uguale. I didn't make any time for pillow talk.
maglie. Ok. Va bene, allora, il capitolo 7, vabbè, è stata la boss fight, quindi va bene, va bene. L'ho subito, vabbè, un po' di danni, ci sta, ci sta. Vediamo se... Oddio, non credo ci faccia fare la sparacchiata. Non abbiamo raccolto proiettili, però forse non ce la fa fare uguale. Va bene, va bene. Infatti abbiamo un po' meno di... Usciamo. No. Toccare le teste. Perché non è facile prevedere dove vanno sti maledetti. Qua abbiamo fatto veramente cagare alla grande. Abbiamo anche meno proiettile, però vabbè. Scambia, scambia. Mettiamoli da parte questi. Qualche altra arma ci esce. Quella che ci aveva sbloccato recentemente. Anche qualche abilità, probabilmente. Infatti adesso andrei a... Sì, anzi, prima a salvare, eventualmente. E poi andiamo a vedere cosa... Cosa possiamo acquistare. Non credo che abbiamo finito nuovi LP. Quelli che avevamo ci manca un terzo, se non ricordo male. You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. Informazioni, un nuovo prodotto. È ora disponibile una nuova tecnica. Prova la forma pipistrello. Informazioni, un nuovo prodotto. È ora disponibile una nuova tecnica. Prova la forma corvo. Allora, la forma corvo potrebbe anche andar bene. Che era quella che serviva. Vi ricordate i pezzi di... da recuperare? Allora, forma pipistrello è quella consigliata. Trasformati in uno stormo di pipistrelli e subirai meno danni. Forma corvo. Trasformati in corvo e ottieni temporanea per due. Proviamo pure questo. Per due volte. Quando sei a mezz'aria. Proviamo. Ok. Poi possiamo anche spiccionare. Un pochino possiamo spiccionare lanciando coltelli. Guarda, io opterei per la... Anche se ci consiglia questo, provato un pochino, andrei con la forma di corvo, dai. 150.000 lacrime di sangue ombra, apprendista magia, ok. Per quanto riguarda le armi, ora abbiamo speso un pochino, però queste ci uscirebbero uguale. Versione differente di... Acquista? Che dite, proviamo? Ma sì, proviamo. Magari le mettiamo in combinazione. Tesori di Rodin, ancora niente? No, in realtà qualcosa sì. Eleganza di ombra. Profumo per streghe composto di fragranze uniche. Ti vestirà di un costume perfetto per Durga. Vabbè, non al momento magari. Anche perché non abbiamo monete necessarie per l'acquisto. Quindi. Vabbè, per il prossimo capitolo ci manteniamo comunque questo vestito. E adesso proviamo a cambiare magari le armi come... Vediamo quelle che abbiamo acquistato. Vigrid, direttamente sull'autostrada. That bridge in these hills? I don't suppose I can call a cab to get me to the island. Thank you.
fatto pure la porta a cuoricino. Woohoo! Did you see that? I told you there was nothing to worry about. Mummy! Mummy saved us! Beh, ha capito. Hello there, Cheshire. Shit! It seems your driving is on par with your journalism. I figured I'd beat you to the island, but the guards had another idea, didn't they? Not really my best plan, huh? You think you've got me figured out, don't you? We journalists have to have some detective skills, you know? You're after a gemstone, and that stone has to be in the Ithaval Group building. I'm headed there too. How odd. You seem to know where I'm going before I do. Yet you don't seem to know how to drive a car in a straight line. What am I? A chauffeur? Cheshire, do you have any idea what prolonged walking in this salty air will do to my hair? Well, I tend to use some product when I go to the beach. Cheshire, I'll take care of our pest problem. Wonderful. I'm getting the distinct impression I'm not wanted on that island. But I love it when people play hard to get. Ok, allora, prima di tutto... magari la seconda combinazione utilizziamo le altre armi. Che dite? Al posto delle... per assegnare armi set A o B. Vabbè, andiamo al set B e ci piazziamo. Ah, non possiamo. Solo le mani? Vabbè. Testiamo? Set B, aspetta. Vediamo prima come funzionano e poi... Ok, un momento. No, senza fare la combo mega power, facciamo direttamente questo. Salto? Posso. Aspetta, che cos'è? Momento. Ma c'è anche quello lì, aspetta che... No, forse conviene... Aia. Cazzius. Vabbè, scusa, facciamo così. Buonanotte. Lo becchiamo. Porca Eva. Detto. Bam. Oddio, in realtà non è che mi garbano tanti. Magari, vabbè, non è la situazione adatta per utilizzarle, probabilmente. Però... ah, possiamo anche utilizzare. Aspetta. Dove sta? La spiccionata che lancia anche. Voglio prima provare queste... Aie. Senza ammazzarla male con... il bonus apoteosi. Volevo più che altro testare le nuove armi. Irenic. O Irenic. Aspetta, salta. L'ho premuto, dai, non dire che non l'ho premuto, per piacere, ma che cos'è? La caccia alle streghe è finita, tu non... ci hanno investito sull'autostrada, cioè... dai, che ci sarà? Riproviamo senza morire male, eventualmente. Così con il dito medio. Guido? Ok, Guido. E aspetta. Schivata poi.
fai fuoco, salta, destra, sinistra, accelera, rallenta. Ok. Quindi così sarebbe la schivata, così spariamo. Così saltiamo. Ok. Più che schivata è derapata vera e propria. Andiamo giusti. Possiamo... Merda. No, le macchine non... Mamma mia, rischio. È, diciamo, relativamente sportiveggiante, ma... Sì, sto accelerando malamente, nel senso che non ho mai frenato dall'inizio. Sì, c'erano anche quelli presumibilmente da ammazzare, ma io sempre sto andando, aia, sto andando a bomba senza fregarmene di niente. Ok. Spariamo come se non ci fosse domani. Aia, aia. Ma tutte queste auto così, secondo me, cioè era quello il tipo, o sbaglio? Dove stiamo andando così? Non lo so, io va. Poi Ventus. Ok, forse, non lo so, magari vi avrò tagliato 6-7 mila chilometri di nulla che abbiamo fatto. Cioè, sembra la stessa cosa, sembrava. Non ho ben capito se era normale come cosa. C'erano un ballardo. Adesso solo sta uscendo qualcosa di nuovo, visivamente parlando, diciamo. Strada un po' diversa da quella che avevamo visto prima. Ok. Presumo che dobbiamo prendere a rampa. Non so, ci proviamo, eh. Ok. Attenzione. Attenzione. Ok. Aspetta. Vabbè, pensavo di averlo preso al volo, invece l'abbiamo proprio preso al volo, continuare? Sì. Siamo già morti due volte. Bene. Sì, perché come sempre quando parte il quick time event, cioè il quick time event, la cutscene un pochino mi rilasso. Invece no, dobbiamo stare sempre attenti a rimanere con le dita sui comandi. Holy crap. For fuck's sake, that's overdoing it. Right, turn right. Get off the road. I know you don't want me here, but you really could have been more subtle about it. Vai, vai, spacchiamo un po' di culi stavolta. Brebes. Dopo tutta sta strada che ci siamo fatti in moto, direi che... Possiamo andare un po' cattivare. Aia. 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 Tirando questa, ce li teniamo vicini e ci danno anche una mano i... Ok, trasformandoci in in corvo possiamo piazzare le lame barra piume. Ok, vabbè, questo lo abbiamo completato, questo. Siamo morti due volte, vabbè, per il quick time event che ci sta anche come cosa. Medaglia un po' barbona.
Ma ci sta, ci sta. Direi di farci subito il prossimo livello. Questo è stato, vabbè, breve tra virgolette per i video che stiamo facendo di Bayonetta. Qui avremo pochi colpi perché non ho preso, mi sembra, nessun... Maledetto. Pessimo, pessimo. Scambia, va, sì che ci servono un po' di monetine per acquistare altre robe. Ok. Paradiso, il ricordo del tempo, capitolo 9. Vai, giochiamo subito, buttiamoci subito nella... Nel nuovo livello. Siamo nel cimitero dei ricordi. Jesus. This is... My dear sweet child, fear not, for I am watching over you. Allora, guardiamoci anche intorno per vedere se c'è qualcosa da raccattare. Sembra di no. Controlla. Questo quadrante l'ho già visto da qualche parte. Ce la facciamo ad arrivare là o dobbiamo... Io nel dubbio spicciono, ragazzi. Tanto... Ce l'abbiamo, questo è quello che ci indica più o meno la strada. Ok. Non so onestamente dov'è che dobbiamo andare in realtà, però. Così, non credo qui. No. Allora proviamo dall'altro lato. Facciamo così che famo pure prima. Guarda questo trombone. Attenzione. Torturando questo col trombone qua. Zacchete. Aspetta, prendi il trombone. Aia. Guarda sto figlio di mula. Ma no, perché non usi... Ah, mamma mia. Cattivissimo. Questo però c'ha la chiave. Non vorrei usare il... Il bonus. Va qua. Ah. L'energia che fluisce dalla statua di quella dea ha assunto la forma di un anello e continua a volteggiare per aria. Se è stata capace di portare in vita un oggetto di quelle dimensioni, forse reagirà alla mia magia dandomi un punto d'appoggio. E... Tipo in questo modo, ok. Quindi sfruttiamo i cerchi. Aspetta che qua la prospettiva un attimo. Ah, però anche a livello di peso, sbaglio. Visto che si inclinava quando... noi dovremmo provare ad arrivare a quell'altro. Aspetta, aspetta. Ok, eccolo qua. Ora, non so se dobbiamo andare dall'altro lato o c'è... Provo a salire nella zona comunque più alta. Ah, ok, era da salire sulla la palla. Aspetta, quello c'ha la chiave. State fermo. Cogli la chiave. E
Aspetta, senza cadere però eventualmente. Dov'è che la portiamo sta chiave, tra l'altro? Fatemi controllare un attimo, perché a parte che là ci stanno quei cosi. Comunque, volendo capire dov'è che dobbiamo portare la chiave, io non so se... No, non dobbiamo spiccionare in questo modo, presumo. Ah, c'è questa. Ok. No, così, scusi. Infatti sto per vomitare. Ok, un altro percorso. Aspetta. Cerchiamo di non cadere, per piacere, che... Allora, questo... Ah, siamo arrivati a quello che abbiamo visto, ok. Raccogliamo quello che possiamo raccogliere. E... Aspetta. Damose. Damose. Cazzo. Grande scatto. Tutto attaccato al cazzo. Tanto viene investito male, quindi... Scusate. Dai che stiamo guadagnando terreno. Meno. Lacrime di sa... Aspetta, sangue in ombra... Riprovaci, in che senso? Cazzo! Non lo so perché mi ha detto quella cosa, riprovaci. Però sta di fatto che siamo morti male all'atto pratico. Però gli mortacci tua, stavamo facendo tutto bene. Per quale motivo si è impantanato? Ci dobbiamo mettere a tigrotto? Che cazzo ne so. Proviamo nel caso, eh. Anche se ho i miei dubbi, però. Tigrotto di certo non lo becchi, fratello. Però non abbiamo il rallenti, nel senso. Ora, non che sia un problema se riusciamo ad evitare tutto in questa situazione, però... Ok, vabbè. Avevo voluto fare la cosa delle acrobazie per skippare, invece no. Dobbiamo spiccionare in altro modo. Allora, qua come funziona questa situation? Una staffa decorata sta sporgendo fuori da quell'ingranaggio. Sembra che una delle rotelle manchi. E dove la prendiamo noi la rotella? Allora, qua possiamo andare... Non so dove, ma prima di andare... Per non so dove, proviamo a vedere se possiamo scassare qualcosa. Ah, era questa la rotella, ok, va bene. E quindi gira. Ah, giriamo in modo... Stiamo girando giusto. Dobbiamo collegarlo lì, presumo. Tac. Ok, adesso sì, aspetta che ho messo anche... Mezzo rallenti. Forse è solo un'impressione, non lo so. Allora. Scasso un po' di robe qua. Aspetta, non c'era. Aia. Ha disintegrato la chiave in questo modo. Ma io già avevo individuato sti baracchini comunque. Non è per sfiducia. Aia. Allora, un pezzo l'abbiamo recuperato. Ah, ce l'abbiamo così e dobbiamo stare probabilmente attenti a non farci... No, togliti da... Ma si è attaccato al pezzo di chiave, non ho capito. Tutti i coglioni, tu, aspetta.
Perché non ho capito se perdiamo tipo i pezzi di chiave, se... se ci becca o meno, non lo so. Aia. Ah no, ci ammazza proprio? Non lo so. Ah no, ok. Vai. Grande così. Ok. Dai che siamo abbastanza lontani da... svegliato bestione che prontamente disintegriamo. Aia, vuoi aspettare un attimo con sto baracchino per piacere. Allora, quanti... ah, ci sta quell'altro qua. Ok. Ci abbiamo fatta? Chiave completa. Ho sbloccato la statuina. Ok. Quindi non c'è niente, no. Va bene. Allora, non c'è nient'altro da recuperare, sembra di no, quindi possiamo andare ad utilizzare la chiave qui sopra. Mettiamo questi vasi come è giusto che sia, proprio per cattiveria. Aia, un ponticello più semplice lo potevate fare? Cazzius. Vabbè, siamo arrivati uguale, rischiando di precipitare male, ma tutto sommato va bene, va bene. Kinship. Una mezza barchetta che lancia anche... oh, aspetta, che cazzo, scusate. Io potrei anche evitare, cioè, l'atto pratico, ma... non era questo quello che volevo fare. Qua la vedo un po' male come cosa. No, dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Cazzo di becchi questi. Bella. Cioè solo quando ripassa. Ma no, non spiccionare così. No, caputa. Perché per schivare io vado velocemente con la schivata, ma questa schivata veloce mi porta... oh, così già non lo so più. Aie, aie. Ok, questi mi stanno massacrando un pochino di più, eh. Facciamo così, no? Forse più fattibile direttamente. Aia. Ok. Sì, non è stata proprio easy come cosa, eh.
se intravede qualcosa di abbastanza aggressivo dall'altro lato. Qui non abbiamo lasciato niente, sembra. Qui recuperiamo questo altro pezzo di LP. Collezionatore di tesori, più o meno. Va bene, andiamo nel portale. Là. Ma dobbiamo prenderli sti cosi o dobbiamo evitarli? Aspetta, fatemi vedere. No, no, voglio vedere un attimo. Secondo me dobbiamo beccarli, nel senso. Cioè questi, la parte. Perché la, aia, ecco. La salute non è che ce la tolgo. Questi sì. Penso, poi non saprei onestamente se abbiamo fatto bene o male. Guarda questa, dove cazzo sei uscita? Te tocca. La. Ia. Olè. Cosa dolorosissima, ma va bene. Spiccioniamo. Spiccioniamo, sì. E tra l'altro ci stiamo anche schiantando. A ridagliela sto baracchino. Non lo so, vado. Oh merda. No, aspetta un attimo. Dai. Ah, pure qua cade sto coso. Andiamo bene. Ma non mi dà il tempo di provare ad andare altrove. Cazzo. Sì, perché qua ti frega un attimino con la prospettiva. Cioè, nel senso, questa cosa che sono in trasparenza è un attimo complicata da gestire. E qua e basta. Che poi tutto sommato qua possiamo. Non così. Ci abbiamo il picciono, scusa. Dura poco, però tutto sommato ci fa spiccionare un pochino. Aspetta che lì c'è. Allora, qua si può andare, penso, non lo so, però là è. Visto che c'era una lapide da aprire, ma. Congegno occulto, golem. Cioè dobbiamo battere sto. La palla. Ok, non è più una palla, sì. Aia. Sì, però il fatto che tu parta così con cattiveria senza darmi alcuna possibilità di. Perché io così non ti faccio niente. Quando. Cioè, dobbiamo prendere la palla. Prenda la palla. Dov'è la palla? No, la sta prendendo. Non benissimo. Guarda che spiccionamento. Scusa. Metti questi e poi vai. Aia. Centro. Grande così. Aspetta col picciolo. Che c'hai i coltelli che attaccano malamente. Apoteosi, apoteosi. Vai così. Ah, giochiamo a pallavolo? Vai così, alza, schiaccia. Ha lisciato. Aspetta. Ma tutto sommato hanno schiacciato in un modo o nell'altro, eh. Ok.
Un attimo, perché dobbiamo andare a recuperare quella cassa lì. Tra l'altro, la salute pian piano sta scemando, quindi occhio, perché abbiamo qualche... No, non ho attivato, però i vari lecca-lecca che ci fanno recuperare la... un po' di salute, penso che ce li abbiamo. Però vediamo. Ah vabbè, abbiamo completato il capitolo, quindi non ce n'è bisogno. Paradiso, il ricordo del tempo. Siamo morti anche qui una volta, che ci sta. Sta facendo un po' più complicato. Meglio, sto beccando sempre meno i tasti, ma... Va bene. Ok, ok, allora qua qualche colpo in più dovremmo avercelo, cosa che non è che ci possa aiutare più di tanto. Comunque, mira, quella... guarda questi. Perché non è facile comunque con l'analogico, Cioè, ci sono stati momenti in cui li ho beccati meglio, però... Vedete, dobbiamo... Bam, proprio random. Molto random. No, questa è stata non per... Questa forse... peggior round di sempre. Peggior round di sempre. Scambia, va. Abbiamo tanti colpi, abbiamo fatto meno punti. Ma... questo è quanto. Non è propriamente il top l'analogico sinistro per mirare in questo modo. Poi... sarà anche abitudine, boh. Comunque ragazzi, io direi di salutarci qui con questo episodio di Bayonetta. Ci vediamo al prossimo appuntamento con il capitolo 10, Paradiso, Mare di Stelle. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. Ci vediamo alla prossima, allora. Saluto a tutti da quel tale Ale.